amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi iniziamo il terzo episodio di Angels of Death. Ed eccolo qua. Ci eravamo fermati alla fine del secondo episodio con Zack che era svenuto all'interno dell'ascensore a causa delle ferite. Zack, siamo arrivati al piano B2. Zack? Ok, forse si è ripreso. Oh, grazie al cielo. Siamo ancora qui. Sì, ma... Allora, muoviamoci. Assolutamente no! Non stai bene, stai ancora sanguinando. Sangue? Questo non è un problema per me. No, le tue ferite non sono ancora completamente guarite. Potrebbe essere fatale se si aprissero. Ho detto che non è un grosso problema. No. Eh? Ray? Che c'è che non va con la tua faccia? Oh, mi sa che è svenuto di nuovo. Zack? Zack? Credo che quello che Zack intendesse è il fatto che lei ha la faccia preoccupata, quindi non ha proprio quello sguardo perso nel vuoto che ha avuto fino adesso, ma è preoccupata. Va tutto bene, lui è solo svenuto, è ancora vivo. Ma riuscire a trasportarlo in giro è molto improbabile. Non posso di certo svegliarlo e farlo camminare. Per non parlare del sangue, qualche punto di sutura non sarà sufficiente. Devo fermare il sangue e disinfettare le sue ferite. Andrò a vedere se riesco a trovare delle medicine da qualche parte in questo piano. Zack. Resisti per un po'. Ti prometto che mi renderò utile. Quindi, resisti fino ad allora. Devo sbrigarmi. Ok. Salviamo. Quindi dobbiamo cercare qualcosa per disinfettare le ferite e curare Zack, per chiudere anche le ferite, visto che sta continuando a sanguinare. Sta respirando molto lentamente e non dà segni di svegliarsi. Sembra il suono di un organo a canne. Si sono accese le luci! Questo posto mi dà una strana sensazione. Ok. Che è successo? E infatti cosa? Una sorta di fumo sta uscendo dalla candela. Questo fumo è... un odore dolce. Che cosa è appena successo? Mi sono distratta per un momento. No, adesso basta. Devo sbrigarmi a trovare le medicine per Zack. Ok. È caduta una candela e ha rilasciato un odore dolce. E lei aveva uno sguardo strano. Ah, è una porta questa, però è chiusa. Ma siamo in una chiesa, che cos'è? È chiusa, proviamo a vedere questo. Dio desidera le persone pure e sincere. Quindi ti chiedo, cosa sei?
Un sacrificio? Un angelo? O sei qualcuno che cerca la salvezza da lui? Confessa tutto e pentiti. Pentirmi? Confessionale quello davanti a me? Quindi questo posto è... salvezza? O redenzione? Ah, posso continuare a muovermi. E qua abbiamo due porte. Offri il tuo nome. È scritto al centro della porta. Credo serva il mio nome qui. Rachel Gardner. Si è aperto! Ha senso, essendo un confessionale e tutto il resto. Questa invece è chiusa. Entriamo. Spero che le medicine siano qui dentro. Vado. La mia impressione, oppure il dolce odore sta diventando sempre più forte, che sia una sorta tipo di incenso allucinogeno, forse la mia mente mi sta giocando qualche brutto scherzo. Non c'è modo di uscire. No, ma Zack conta su di me per trovare delle medicine per lui. Devo trovare un modo per uscire. Ah, si è chiusa la porta. Si è chiusa la porta. Una piccola fiala giace sopra la sedia. Abbiamo preso la fiala. L'interno è vuoto. Credo sia una fiala di inchiostro. Stanno comparendo infatti delle scritte sul muro. Confessa i tuoi peccati. Che questa fiala ti serva come testamento. Allora, cosa proverai dopo averci riflettuto? Una porta per capire il tuo grado di corruzione è stata aperta. Ho appena sentito qualcosa aprirsi. Che cosa vuol dire confessare i miei peccati in questa fiala? Allora, lei si è girata... Sì, ok, grazie. Dicevo, lei si è girata di qua. Infatti qua c'è una porta, che forse è quella che si è aperta. Aspettate che salvo. E qua c'è un'altra porta. No, forse allora è questa quella che si è aperta. No, sono aperte entrambe. Proviamo di qua? C'è uno specchio. E infatti, non c'è nient'altro se non questo specchio qui. E sono comparse altre scritte. Guarda bene in te stesso. Tu sei un sacrificio. O qualcuno che si è sbarrito. Oppure sei un demone. Tutto ciò che Dio desidera è il tuo lato infallibile. Che cosa vuol dire? Perché queste scritte sul muro? La frase "guarda bene in te stesso" si riferisce allo specchio. Il mio riflesso è nello specchio. Posso vedere il mio riflesso? Questo è tutto. Altre scritte. Sei ingenuo o semplicemente stai ingannando te stesso? Questa è la stanza del pentimento. Se vorrai lasciare questo posto, raccogli il tuo frammento e conosci te stesso.
distrutto. Una figura umana è riflessa nel frammento di specchio. Il mio riflesso di prima è ancora proiettato nello specchio. Che specchio bizzarro! Ma farò meglio a prendere questo con me. Il tuo frammento probabilmente si riferisce a questo frammento di specchio. Se non c'è altro qui, allora devo sbrigarmi e trovare una via d'uscita e cercare da qualche altra parte. Vediamo un po'. Un frammento rotto dello specchio e all'interno puoi vedere il tuo riflesso. Questo frammento di specchio, la mia faccia si riflette da qualsiasi verso. Molto particolare come cosa e salvo. Mi ricorda un po' Black Dream, a dir la verità. Andiamo a vedere l'altra. Qua uno specchio non c'è. Sono comparse delle scritte sul muro. Confessa i tuoi peccati. Se il tuo peccato è sconosciuto, strappalo via da te. Ok, posso usare un oggetto dal mio inventario. Presumo di dover utilizzare il frammento di specchio, visto che ha parlato di strappare. Infatti. Che è successo? Siamo stati tipo... Mannaggia, mi fa salvare. Dicevo, siamo stati tipo inglobati da qualcosa. Per un attimo ho pensato che fosse la musica di Mary in Ib. Ci assomiglia. Comunque, che cos'è questo posto? Non c'è modo di uscire di nuovo. Ci sono delle scritte. I tuoi peccati sono visibili? Ciò che hai commesso è oscurato. Hai cancellato i tuoi peccati? Oppure sei inconsapevole dei tuoi peccati? Se hai perso i tuoi peccati, riempilo di nuovo e accetta quelli che ne usciranno. Riempirlo di nuovo e accettare. Questo vuol dire che devo riempire la fiala che ho? Ah, non mi fanno proprio salvare qui dentro. Abbiamo 4 quadri. Allora, l'interno di questo quadro è nero e vuoto. Un dipinto nero e vuoto che debba completarlo in qualche modo? Un dipinto che raffigura un uomo che tiene in mano un fucile da caccia. Posso scegliere se strappare il dipinto oppure no? Allora, prima guardiamoli tutti. Un dipinto di un serpente e il dipinto di un ragazzo che corre in fretta lungo la strada del crepuscolo. Proviamo a strapparli? Un dipinto raffigurante un agnello è apparso nel quadro. Ah, e abbiamo preso il dipinto. La canna di un fucile da caccia è apparsa nello strappo del dipinto. Oh, devo schivarlo. Ah, ma dovevo schivarlo io. Vabbè. No, non ero pronta. Aspetta, non ero pronta. Ah, sì, riparte il dialogo, sì. No, non potevano farmi salvare dopo il dialogo. Ok. A posto? Sì. È apparso il fucile, credo, del cacciatore, quindi devo... sì, devo scappare. Pronti? Vado! Ah, ci è mancato poco! Quello sparo, la mia fiala poteva essere distrutta.
Posso avvicinarmi adesso? Ok. Proviamo il dipinto del serpente. Un dipinto raffigurante una pecora è apparso nel quadro. E abbiamo preso il dipinto. Che? Un serpente è strisciato fuori dal dipinto! Il serpente è troppo grande per infilarlo nella fiala. Inoltre, devo fare attenzione a non essere morsa. Oh, ok! Proviamo l'ultimo. Il ragazzo emette un grido mentre cade nel buco creato dallo strappo. Non posso riempire la fiala con un grido. E quindi stiamo cercando qualcosa per riempire la fiala. Perché effettivamente la scritta di prima si sta avvicinando al serpente. Diceva... Mi uccide? No, ok, torno indietro. Dicevo, la scritta di prima diceva appunto di riempirlo, quindi riempire qualcosa e accettare i peccati che ne sarebbero usciti. Quindi sì, probabilmente dobbiamo cercare qualcosa per riempire la fiala. Ma serpente, te ne vai? Comunque, un dipinto raffigurante un montone è apparso nel quadro. Quindi abbiamo preso il dipinto di una pecora, il dipinto di un agnello e il dipinto di un montone. Io proverei a vedere se posso mettere uno dei tre quadri qui. Sì! Serpente? Ok. Mi fa mettere quello del montone. Dopo aver messo il quadro del montone, è svanito all'interno della cornice. Non è successo niente. Forse manca qualcosa? Ah, mettiamo che quello della pecora. Dopo aver messo il quadro della pecora, è svanito all'interno della cornice. Non è successo niente, forse manca ancora qualcosa. Mettiamo l'ultimo? Sì. Dopo aver messo il quadro dell'agnello, è svanito all'interno della cornice. Però stavolta è successo qualcosa. Il quadro della famiglia di pecore è comparso nella cornice. Ora il dipinto è completo, ma ancora non è successo niente. Se hai perso i tuoi peccati, riempilo di nuovo e accetta quelli che ne usciranno. Questo vuol dire che devo danneggiare questo dipinto. Ok, lo strappiamo. Un liquido rosso è schizzato fuori dal dipinto. Credo di poter mettere questo liquido nella fiala. Un liquido rosso è ora dentro la fiala. Cos'è appena successo? Ho messo il liquido nella fiala. Quindi ora cosa si fa? Non ne ho idea. Non sembra essere una medicina in ogni caso. Non c'è niente di utile qui. Tornerò indietro e darò un'occhiata da qualche altra parte. Ok, ci ha teletrasportato fuori. Ma... c'era anche prima questa porta? Aspettate che prima volevo controllare la stanza dello specchio. Che è ancora rotto. Ah, infatti, una porta! Non c'era prima, non dovrebbe essere qui. Oh beh, ora posso finalmente andarmene da qui. Vado! È così buio. Sarà difficile muoversi. Figuriamoci in cercare le medicine per Zack. In più, questo posto ha quell'odore dolce. Cos'è questo odore? È dolce, ma ha anche un odore di pesce. Ma mi sono distratta ancora? La porta è sparita! Perché questo succede ogni volta che sono di fretta? In ogni caso, devo trovare di nuovo una via d'uscita. Zack è nei guai! Perché?
perché lascio delle impronte rosse? Posso salvare? Sì, posso salvare. Ah, ok, se n'è accorta, forse. Le mie impronte sono di un rosso brillante. Non è il mio sangue. Allora, di chi è? Non importa. Non c'è tempo da perdere. Devo sbrigarmi e medicare le ferite di Zack. Ok, andiamo. Posso anche correre. Ah, fra l'altro, se cammino sopra le mie impronte, non faccio rumore. Sono tornata al punto di prima, credo. Ah, secondo me le impronte servono per non perdersi. Salve! Ho trovato una porta! Posso sentire della musica provenire dall'interno. Questo odore dolce sta diventando sempre più forte. Forse è l'odore, ma sto cominciando a sentirmi stordita. Sì, decisamente mi sento stordita. La musica dell'organo a canne, da dove arriva? Andiamo a scoprirlo? Oh, eccolo lì. Aspetta, qua? Ah no, non posso andare più su di così. Leggiamo prima questo. Perché ti penti? Il tuo cuore che si pente per la salvezza, è vero? Puoi consacrare i tuoi peccati a Dio? Eppure i tuoi peccati rimangono invisibili nel tuo cuore. Se cerchi la salvezza, confessa i tuoi peccati qui. Confessa i tuoi peccati qui? Niente di tutto questo ha senso per me. Ma sarò salva se farò quello che dice? Questo vuol dire che potrò uscire da qui. Vediamo l'organo. I tasti dell'organo stanno suonando la musica da soli. Il dipinto di un angelo decora l'organo. Io possiedo una fiala con dell'inchiostro rosso. Sporcare questa immagine sarebbe sbagliato. Forse usando questo liquido mostrerai i miei peccati. Ah, ok, devo farlo per forza allora, aspetta. Sì. Sì, ho capito. Calmati! Le mie orecchie e la mia testa mi fanno male da impazzire! Sì, è abbastanza alta la musica. Questo è... Oh! Una chiesa! L'organo sta ancora suonando. Dei passi? Oh, ma salve! Il conte Dracula? Non credo dentro ad una chiesa, ma sembra. vabbè, più o meno siamo lì. Chi sei tu? Perché non parli? La domanda è chi sei tu? Io sono il prete di questa chiesa. Puoi chiamarmi Gray. Oh, mannaggia. Vuoi dirmi che questo è il padrone di questo piano? Un prete?
Credo che ora sia il tuo turno. Rachel Gardner. Reverendo, sei tu il residente di questo piano? Veramente, credo proprio di sì. Io sono il residente di questo piano. Non avere paura, bambina mia. Ma lei ha paura perché, essendo lui il padrone, comunque il residente del piano, vuol dire che è lui quello che ha il diritto di uccidere quelli che arrivano qui. Devo ancora determinare la tua natura. Finché non saprò qualcosa in più su di te, non darò nessun tipo di giudizio. Va bene? Bene, allora, cosa ti porta qui? Sto cercando qualcosa per fermare il sangue. Un emostatico, eh? Questo è quello di cui ha bisogno Zack. Lo conosce. È giusto, ma come fai a saperlo? Ma certo, ho familiarità con loro più di chiunque altro. Purtroppo non c'è niente qua per curare le ferite. Un tale oggetto per curare le ferite può essere trovato al piano B5, il piano di Daniel. Mannaggia, no! Il dottor Danny? Eh sì, perché il suo piano era un ospedale, quindi di sicuro là c'è qualcosa per curare le ferite, ma dobbiamo tornare su? Oh, no, giù, perché stiamo salendo. No, mannaggia! Oh no! Allora, come faccio a tornare sotto? Tu desideri tornare sotto? Sì, sotto nei piani? Sì! Un tale desiderio non dovrebbe rivelarsi arduo. Vieni con me e ti mostrerò come fare. Venire con te? Certo, bambina mia, io conosco la strada. Posso fidarmi di te? Sono un uomo di parola. Ma prima di andare, tu dovrai superare un piccolo test. Eccolo là. Sapevo io. Ti ucciderà sicuro. Un test? Non è un compito faticoso, bambina mia. Desidero davvero sapere qualcosa in più su di te. Non mi serve una risposta immediata. Lascia che il tuo cuore decida. Resterò qui per un momento. Quindi lui è l'unico che sa come tornare sotto. Andrò a controllare Zack per vedere come sta. Ma adesso lui mi aspetta. La decisione è tua. Qua c'è niente. Ma questo organo non si può fermare, no. Torniamo da Zack. Siamo tornati al confessionale. Sono passata in questo posto. Ma ho come la sensazione che forse ho saltato parecchie stanze. Infatti, andiamo. Mannaggia! No, è caduto! Zack, resisti! Ehi, Ray, dove sei andata? Ero andata in giro a cercare qualcosa per fermare il sangue. Cosa? Da sola? Ma cosa diavolo c'è che non va con te? Voglio dire, non posso mica forzarti a muoverti. E in più mi sembravi addormentato. Ah, idiota! Potevi semplicemente svegliarmi! Non potevo farlo. Ah, oh, cavolo, sei testarda. E quindi hai trovato qualcosa? No. Ma se torno giù al piano B5 potrebbero esserci delle medicine. Che cosa? Tornare indietro? Adesso! Sì,
Ma se io vado... Ah, Zack! Ha provato ad alzarsi. Rilassati almeno per un secondo nella tua vita. Ah, taci! Che cosa sono? Un bambino di 5 anni? La mia falce è dannatamente pesante. Questo non ha alcun senso. No, devi riposare. Io tornerò giù e andrò a cercare le medicine. Zack, tu resta qui e prenditela con calma. Ah? Zack, tu morirai. Il fatto che la falce sia diventata pesante è il tuo corpo che ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Non dire che sono spacciato, hai capito? Tu lo sai che io non muoio così facilmente, giusto? Ma... Per favore, Zack, lasciami questa possibilità di aiutarti. Per favore? Non pensare nemmeno per un secondo che ti lascerò andare solo perché mi dici per favore. Per favore? Lo mettiamo in confusione. Oh, potrei cedere. In ogni caso, come pensi di tornare laggiù? Ci riuscirò. Davvero pensi di farcela da sola? Sì. Non gli sta dicendo che abbiamo incontrato il padrone di questo piano. Va bene. Ora non riesco nemmeno a reggere la mia falce. Probabilmente sarei soltanto un peso. No! E allora cos'altro potrei essere? Ma se pensi di riuscire a sopravvivere, allora vai. Hai ragione. Il mio stomaco mi fa malissimo e non riesco a muovermi. Mi farò una dormita. Ok. Ehi! Hey! Sì? Visto che ci sei, passa anche il piano B6? Ah? Il piano B6 è quello in cui ti ho trovato la prima volta. Vorrei che tu mi prendessi qualcosa da laggiù. Ok, visto che ci siamo, ci rifacciamo tutti i piani, ho capito. Sì, ma cosa? Oh, è svenuto di nuovo. Con una ferita del genere, non lo biasimo. Sì, però non ci ha detto cosa dobbiamo prendere. Andrò a cercare il prete. Ok, non lo devo svegliare. Signor prete, siamo pronti. Salve, mi stava aspettando, giustamente. Hai preso una decisione? Devo tornare al piano B5 per prendere alcune medicine. Quindi accetterò il tuo test. Così sia. Allora andiamo. Ok. Oh, e fammi un favore. Per favore, non fare niente a Zack. Oh, ma certo! Perché questo odore dolce proviene da lui? Oh, è lui che emana questo odore dolce? Vabbè, ok, ma eravamo capaci anche noi a prendere l'ascensore. Ah, forse perché l'ascensore giustamente sale e basta, quindi non possiamo effettivamente scendere, forse lui sa come fare. Sembra che tu ti senta in dovere di tenermi lontano da Zack. Non hai bisogno di tenermi d'occhio, non verrà fatto alcun danno a lui da parte mia. Perché ha voluto specificare da parte mia. Andiamo? Rachel Gardner. Perché stai aiutando Zack a restare in vita?
Se lui dovesse morire, io sarei persa. Persa? Che cosa intendi? Questo è perché voglio che Zack mi uccida. Zack ha fatto un giuramento su Dio. Interessante. Quindi è questo il tuo obiettivo? Cielo, hai fatto un terribile giuramento. Proprio come sospettavo. Quell'odore dolce proviene da lui. Che succede? Ci sta portando verso una trappola? Rachel? Rachel Gardner. Ah? Oddio, siamo arrivati al piano B3? Infatti, per ora siamo arrivati al piano B3, ma è tutto strano. Quindi questo è il piano della tipa sadica. Qual è il problema? Tipo che vediamo i muri psichedelici? No, niente. Ho soltanto qualcosa nei miei occhi, tutto qui. D'ora in poi, tutto quello che posso fare è offrirti dei consigli saggi. Non c'è bisogno di essere intimidita. Non sarà una prova difficile. Per fare in modo che l'ascensore scenda da qui, dovrei trovare il meccanismo e premere l'interruttore. L'interruttore del piano B3 è posizionato in una cella. Se riuscirai a premerlo, allora l'ascensore si aprirà. Se ne va lui? La cella. Ah, dove Zack ha pestato un braccio. Che stava fuoriuscendo da una delle celle, infatti. Ok, devo darmi una mossa. Io salvo. E corro. Il tizio è sparito intanto. Oh, eccolo. L'ossessione di Katie per l'inganno ha reso il piano B3 pieno di trappole più di tutti gli altri. Lei aveva un dono ad usare queste trappole per raggiungere le persone emotivamente e questo le portava a cercare l'autorimprovero e la salvezza. Ma lei era anche una spendacciona. Diciamo che questo fosse un po' il suo fascino. Quindi, che ci sia ancora qualcuno qui che sta cercando il rimprovero e la salvezza? Ora andrò avanti e aspetterò che l'ascensore scenda al piano sotto. Ok? Sono abbastanza sicura che la cella fosse più avanti sotto, cioè nella strada più avanti sotto. Devo farcela in fretta. Se dovrei ricordarmi anch'io dov'era la cella, però posso dare un'occhiata se anche le altre porte si aprono. Sì! Si aprono tutte. E c'è ancora tutto. Più o meno. Quindi se io tipo vado giù invece... Sì, c'è ancora tutto. No, ma le celle erano di qua. Oh, ci sono le sbarre aperte. Ah, e noi avevamo... Quando siamo arrivati alla zona con le celle, c'era una sbarra, cioè un cancello, e lei si chiedeva se oltre quel cancello ci fosse una strada che conducesse alla strada, diciamo, principale. Quindi forse questa è una scorciatoia. Infatti, potrebbe essere che questa strada mi conduca alle celle. Però io sinceramente non mi fiderei. No! Come non si apre? Ah no, lei non ci vuole andare perché qui c'è la stanza della sedia elettrica. Però potevamo andare avanti da di là, dai.
E vabbè, niente, dobbiamo andare di qua per forza. Ah, però ci siamo già. Sento ancora le voci. Ok, qui dentro non c'è niente di strano. Qui neanche, però aspettate che non mi fido. Non ho sbagliato. Allora, la cella era questa qui. Ehi, che succede? Perché si è fermata? Era questa, no? Esatto, questa è quella in cui c'è il braccio spappolato, insomma. C'è qualcosa qui dentro. Ah, è quello il pulsante che lui, di cui lui parlava? Posso raggiungerlo? Ah, solo un piccolo sforzo. Devo correre! No, dai che mi fanno salvare! Ok, vado. Ma non mi prendono. Ah no, forse mi fanno male. Credo che ce ne sia una che mi uccide e le altre no. Il problema a questo punto è capire quale può uccidermi e devo scappare da tutte. Ma se io vado... Ah, ok, niente, no, non posso andare via dritta. Torno indietro, per forza. Vado. Di qua. Ma io come faccio a riconoscerla, scusatemi? Ah, no, sapete cosa? Torno indietro, quindi lui mi compare davanti e poi ritorno indietro ancora, cioè facciamo così. Vai. Allora, lui adesso compare qua, esatto. Quindi io... Ma no! Cambio stanza. Andiamo via dritti? Sì. E oh, si è fermata. Che cos'erano quelle cose? Sembra che non mi abbiano seguita, però. Non posso entrare nella cella in questo modo. Quelle cose sono lungo la strada. Non posso più usare la mia pistola. Che cosa devo fare adesso? Ho capito! Io no, quindi spiegami. Questo posto ha trappole ovunque. Quella prigione. Deve esserci un modo per avere a che fare con loro quando loro escono dalle loro celle. Proverò a controllare la stanza con la macchina per controllare il piano. Quindi torno indietro di qua. E salvo. Oddio, qua c'è la tipa morta? No! Non c'è la tipa morta! Il corpo è sparito! Noi sappiamo che molto probabilmente nemmeno il dottor Danny è morto, perché quando eravamo nel suo piano, Isaac lo ha affettato con la falce. Siamo andati a prendere le chiavi della porta e lui si è girato a guardarci. Ho come l'impressione che forse non possono morire i proprietari, i padroni dei vari piani. Ok, dovrei riuscire... Ah, guardiamo le videocamere di sicurezza da qui. È questa stanza. Ah, ok, dove ci sono le celle. E c'è tipo il meccanismo per questa stanza. Oh, è più difficile di quanto pensassi. È questo? Lo proviamo tasti a caso? Eccoci qua. Che cosa? Da qui posso guardare dallo schermo e sparargli! Mi chiedo se lei usasse questo per sparare a chi tentava di fuggire.
Forse è per questo che ce ne sono così tanti qui. Oh, non ho più tempo, devo sbrigarmi. Devo solo allineare, diciamo, il mirino e premere il pulsante. Poi potrò entrare tranquillamente in questa stanza. Ah, mi dà un suggerimento. Di andare sul... di sparare sulle gambe invece che alla testa? Ok. Come si fa a sparare? Come si fa? Aspetta, no, ho sbagliato. E ho bisogno di sapere cosa devo fare. Sto premendo. Ah, aspetta, non è. Ah, le gambe però mi aveva detto. Provo. No. Ma non spara. Ah, ok, no. Devo sparare a quello giusto. Credo. Perché ci sono quelli... Ah, eccolo qua. Ok. Quelli a cui io passo attraverso e quello invece che mi fa male. Dove sei? Io tengo premuto. E sto ferma? No, ma questo secondo me non è. Questo neanche. E sono finiti? Devo riuscire a beccarli proprio al pelo. E come si fa? Oppure c'è un ordine. Perché mi sta facendo uccidere alcuni che avevo già provato a colpire. Eh sì. C'è un ordine, diciamo. Sì, a questi qua avevo già sparato prima. Tipo, questo adesso non me lo fa uccidere. Vediamo questo. Eh sì, 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 ok. C'era un ordine. Ce l'abbiamo fatta? Ora posso passare sana e salva. No, non ti azzardare, sai? Oh, che cosa terribile hai fatto! Disfarsi come se fossero spazzatura di quelli che si lamentano per il dolore e soffrono. E ancora non mostri emozioni. Non ti fermerai davanti a nulla per salvare la vita a Zack. Rachel, sei davvero una donna peccatrice. Che cos'era quello? Aspetta, se n'è andato. Non ho capito, ma in ogni caso devo sbrigarmi. Ho sparato a tutti, quindi la strada non dovrebbe essere più bloccata. Ah? No, adesso non c'è tempo per preoccuparsi di questo. Ok, salviamo. E direi di andare avanti nella prossima parte. Quindi, entriamo nella cella. Attiviamo il pulsante e in teoria dovremmo poter accedere al piano che ci condurrà, mi sa, al piano del scavatore di tombe, perché c'è anche quel piano da superare prima di arrivare al piano del dottor Danny. Quindi direi che possiamo fermarci qua, lasciatemi un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!